lampada magica. Dopo 25 anni, il segreto del nuovo teatro si schiuderà agli occhi dei teramani. Tutto è pronto. La lunga fila trepidante è tutta un vocio. Fuori dall'ingresso del teatro, verso Corso San Giorgio, si ferma una carrozza. Gentiluomini e nobildonne, nelle mise più eleganti, sostano sotto i lampioni, finalmente accesi, a rischiarare il buio primaverile della serata. La folla di popolani incuriositi si accresce ogni minuto di più, richiamata dal passaparola. Immaginate cosa si aprirà tra qualche istante davanti agli occhi colmi di ammirazione devota del pubblico privilegiato di questa irripetibile occasione. Abituati al teatrino con le panchette in legno del piccolo Corradi, i teramani sono d'un colpo catturati da una prima grande emozione. Ad abbracciarli e confonderli c'è una scenografia da letteratura. Fregi, stucchi, oro e velluto rosso. E in alto, fissando ipnotici il soffitto, trattengono il respiro, catturati dallo splendore del lampadario bronzeo, raggiante di cristalli e adorno di sculture. Ancora brusio, commenti. L'orgoglio del nuovo teatro è già in tutti loro. Silenzio. Nicola Dati, il maestro di cappella del Duomo di Teramo, solleva la bacchetta. Esplode l'ouverture di Un ballo in maschera di Giuseppe Verdi. Esplode la seconda grande emozione dei presenti. Da quella sera, per 90 anni, il teatro fu una rassegna di melodrammi, commedie, concerti, varietà. Ma ospitò anche congressi, tavole rotonde, veglioni, quelli di Carnevale, ad esempio. E dal 47 diventò anche sala cinematografica. Sul suo palcoscenico si avvicendarono cantanti, attori, attrici, soubrette, compagnie teatrali ed operetta. Nel 1959 il teatro fu abbattuto. Il consiglio comunale di allora decise di edificare al suo posto un edificio in cemento che avrebbe ospitato il cinema e il primo grande magazzino a prezzo fisso d'Italia, la Standa. L'operazione costò all'amministrazione comunale 280 milioni. In pochi giorni si sbriciolò un'ambizione lunga 25 anni, un'attesa fatta di carteggi, dispacci, battute d'arresto e lente e faticose riprese. Ora che sapete che c'erano 25 anni di vicende cittadine tra le mura di quel teatro, capirete forse meglio perché per molti era come il campanile, all'ombra del quale si litiga, ci si scorna, ci si invidia, si spettegola, ma è proprio lui che li tiene uniti, stretti dall'orgoglio, l'orgoglio di poter dire: noi a Teramo